è morta Sinéad O'Connor. La cantante irlandese è morta a 56 anni dopo una lunga battaglia contro i suoi problemi mentali. L'interprete, nata a Dublino, ha pubblicato nella sua lunga carriera 10 album in studio. La sua canzone più celebre è Nothing Compared to You, singolo numero 1 al mondo nel 1990. La notizia della morte arriva un anno dopo il suicidio di Shane, uno dei 4 figli, morto proprio nel 2022. L'esordio nel mondo della musica arriva nel 1985 con il suo primo album, che però verrà pubblicato solo nel 1987, The Lion and the Cobra. In quel disco appare anche una giovanissima Enya che recita in gaelico alcuni passi della Bibbia nel brano Never Get Old. L'enorme popolarità arriva nel 1990 con il singolo Nothing Compared to You. Il brano era stato composto da Prince e affidato a The Family, ma fu un grande insuccesso. Fu poi la reinterpretazione di Sinéad O'Connor a dar luce a quella fantastica canzone. Proprio l'album ottenne un grande successo di riflesso, 7 milioni di copie vendute. Nel 1992 al Saturday Night Live cambiò inaspettatamente le ultime parole della sua canzone per denunciare gli abusi di pedofilia della Chiesa Cattolica negli Stati Uniti d'America e strappò davanti alle telecamere la foto di Papa Giovanni Paolo II urlando «Combatti il vero nemico». Nel 2003 annuncia di voler uscire dall'industria discografica. Da quel momento comincia un periodo sempre altalenante, arrivando più volte ad annunciare di voler smettere. Nel 2015 aveva annunciato di non voler cantare più Nothing Compared to You perché non la sentiva più sua. Nel novembre dello stesso anno iniziarono le drammatiche notizie sulle sue condizioni, soprattutto dopo la pubblicazione di questo post sulla sua pagina personale. Le ultime due notti mi hanno distrutto. Ho preso un overdose, non c'è altro modo per ottenere rispetto. Non sono a casa, sono in un hotel da qualche parte in Irlanda, sotto un altro nome. Finalmente vi siete sbarazzati di me. Poi nel 2017 conferma di soffrire ancora per la sua salute mentale. Le malattie mentali sono come le droghe, sono uno stigma. Le persone dovrebbero amarti, ma ti trattano male.